Buongiorno a tutti, vedremo in questo video tutorial come creare un documento editabile in maniera collaborativa, per cui andiamo a digitare. Ok, ovviamente è molto importante avere a disposizione già un account Gmail, per cui se non lo avete dovete crearlo. È molto semplice, basta cercare Gmail su Google e seguire gli steps che sono molto facili, insomma, da seguire. Per cui accediamo. E ci troveremo nel nostro Drive. Non guardate i settaggi del mio Google Drive perché io ho una versione particolare della suite di Google, in quanto la mia è una suite Google App for Business, per cui vedrete voci in questo video tutorial che non compariranno sulla vostra se avete un semplice account Gmail. Per cui non dobbiamo fare altro che cliccare su Crea, qui avremo le varie possibilità. Noi dobbiamo concentrarci sul documento, per cui un documento che sia editabile da più parti, vedremo dopo come. Clicchiamo su documento senza titolo e rinominiamolo. Diamo ok e avremo qui potremo trovare le singole voci, il modifica, il tipo di visualizzazione, l'inserimento se vogliamo inserire immagini, commentare le singole diciamo le singole sezioni, che ne so. Questo è molto utile perché commentando si può trasferire una determinata informazione al nostro gruppo di collaborazione. Ecco come possiamo fare. Ho un tasto destro per cui commenta, qui comparirà colui che lo user che sta effettuando il commento. E di seguito ogni commento creato, tutti chiaramente gli utenti abilitati a collaborare possono creare commenti, ogni commento creato comparirà da questa parte. Non vedrete però il nome di chi ha creato il commento, come in questo caso, perché, ripeto, questa è una versione particolare configurata in versione dominio della suite di Google. Le normali utenze di Google sono anonime, per cui presumo che se lo state utilizzando in maniera anonima, qui comparirà semplicemente utente anonimo e i vari commenti effettuati dai singoli utenti. Qui ci sono componenti aggiuntive, ma queste sono delle feature particolari che in questo caso potrebbero non servirvi. Editate normalmente il documento. Una volta terminato l'editing, passiamo alla condivisione, per cui ci sarà uno user principale che creerà il documento e che poi condividerà e darà la possibilità ad altri, di editare il documento. In questo caso, come vedete, di default il documento è in privato, cioè esclusivamente chi lo ha creato può effettuare modifiche. Clicchiamo su Condividi e abbiamo subito il link del documento. La peculiarità della suite di Google è che ogni file creato, ecco, diciamo così, è identificabile con un univoco URL, che è questo che vedete. Per cui,
condividendo questo link nel modo in cui andremo a vedere, si può accedere a quel determinato documento. Per cui la prima cosa che dovremmo fare è andare a cambiare la modalità privata e qui avremo le varie possibilità. Noi ci soffermeremo su queste prime possibilità. In questo caso, qui state visualizzando il mio dominio, per cui tutti coloro che appartengono al mio dominio potranno vedere semplicemente queste scritte, queste diciture, diciamo. Se voi lo utilizzate in maniera basica, non troverete ovviamente queste altre diciture, a meno che il creatore del documento non abbia una suite configurata in versione dominio, per cui Google App for Business, Google App for Education, eccetera, eccetera, con le altre versioni. Per cui noi ci soffermeremo su queste prime. Ecco, ora noi dobbiamo andare a scegliere se vogliamo condividere in maniera pubblica sul web, che non consiglio assolutamente di fare. E in questo caso che succede? Che chiunque effettui una semplice ricerca può trovare il link e editare e ereditare, diciamo, le specifiche che il creatore del documento ha stabilito per quel documento, per cui chiunque può visualizzarlo, chiunque potrebbe addirittura modificarlo, eccetera, eccetera. Per cui eliminiamo questa prima possibilità e andiamo sulla seconda. Ecco, in questo caso è quella che a noi interessa. Chiunque abbia il link può in questo caso visualizzare. Vedremo dopo come scegliere le altre opzioni. Per cui noi sceglieremo questa, chiunque abbia il link, perché poi il link si potrà inviare via email, eccetera, eccetera, in altre maniere ai nostri collaboratori. In questo caso, chiunque abbia il link non deve effettuare l'accesso, per cui non c'è nessun problema. Non deve effettuare l'accesso al dominio in questo caso. Noi andremo a scegliere l'opzione della modifica, perché ovviamente se dobbiamo collaborare ognuno deve apportare le proprie modifiche, per cui in questo caso l'utente che accede può editare. In questi altri casi può o solo commentare, ed è quella opzione che abbiamo visto poc'anzi, o addirittura solamente visualizzare il documento. Noi sceglieremo la modifica. Per cui daremo l'ok, il salva, e qui avremo visto che chi ha accesso al documento, chiunque abbia avuto il link, può modificare. Attenzione a un'altra opzione nascosta, diciamo, che di solito non viene presa in considerazione, ma che è molto importante, e andremo a vederla subito. In questo caso, di default, gli editor sono autorizzati ad aggiungere persone o a modificare le autorizzazioni. In questo caso dobbiamo andarlo a cambiare perché, dato che tutti possono modificare il documento, chiunque può autorizzare o aggiungere altre persone abilitate a modificare quel documento. Per cui andremo a cambiare questo e a scegliere solo il proprietario, cioè solo chi ha creato il documento potrà modificare le autorizzazioni. Daremo il salva e in questo caso avremo il pieno controllo del documento. Per cui non dovremo fare altro che o invitare persone direttamente da qui, per cui elencheremo qui le varie email che conosciamo in questo campo. E daremo invia, di conseguenza potremo scegliere pure se avere una copia anche noi come promemoria, oppure incollare l'elemento nel messaggio email, oppure semplicemente fare un copia e incolla di questo link e mandarlo semplicemente via email col nostro programma di posta predefinito. Tutto qui. Grazie.